One Podcast. Quella delle riforme costituzionali è un po' il pallino di ogni governo forte o che si sente forte. I tentativi sono stati diversi nella storia. La prima bicamerale è nata per modificare la Costituzione, ovvero la commissione parlamentare che riunisce sostanzialmente Camera e Senato, è del 1983. La seconda è del 1992 e poi ce n'è un'ultima del 97. Tre tentativi falliti. Tentativi più timidi di riforma poi ci sono stati e alcune modifiche reali alla nostra Carta sono state di fatto apportate. L'ultimo, più celebre, è stato quello dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi nel 2016. La legge di modifica, come ricorderete, non passò il referendum confermativo e Renzi si dimise, no? Aveva detto: se questa riforma non passa io mi dimetto, e così ha fatto. La sensazione è che mettere mano alla Costituzione sia quasi un pericolo per chi ci prova. Eppure, l'attuale presidente Giorgia Meloni sembra essere intenzionata comunque a riformare la Costituzione. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? La Costituzione italiana è rigida, vuol dire che modificarla è complicato, non basta una legge ordinaria, non è quindi sufficiente l'approvazione, appunto come si fa normalmente con una legge che richiede appunto una maggioranza semplice delle due Camere. Serve una procedura di revisione che necessita però di una maggioranza molto più ampia e alcune volte, come sappiamo, serve addirittura un referendum popolare confermativo, appunto, prima che si possa procedere alla modifica reale della Costituzione. Il motivo per cui la nostra Carta è appunto rigida risiede nelle intenzioni di chi l'ha scritta, e quindi i nostri padri costituenti, come li chiamiamo, di evitare modifiche che potessero in qualche modo portare o far tornare indietro, diciamo, il nostro paese ad un regime. L'Assemblea Costituente, ricordiamocelo, è degli anni subito successivi alla Seconda Guerra Mondiale e quel timore era presente nelle menti di tutti, quindi anche dei nostri padri costituenti. Alcune parti della Costituzione, poi, pensate, sono addirittura immodificabili. L'articolo 139 è esplicito, dice che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Vuol dire che, appunto, la Repubblica è qui per rimanere, non si tocca. Ecco, questo non vuol dire che alcune parti non potrebbero, forse dovrebbero, chissà, addirittura essere riviste, perché magari datate sotto alcuni punti di vista. Renzi aveva provato, appunto, prima lo citavo, a ridimensionare per esempio le funzioni del Senato e ad abolire lo CNEL, il meraviglioso CNEL, ma come sappiamo, appunto, non c'è mai riuscito né lui né altri. Ecco, nonostante queste difficoltà, Meloni sembra voler tirare dritto a riformare alcune parti della nostra Costituzione. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Luca Bianco, giornalista politico-economico di Huffington Post Italia. Questa è la risposta che mi ha mandato. Guarda Marco, la risposta la troviamo sul sito ufficiale del governo italiano. In 77 anni di storia repubblicana ci sono stati quasi 70 governi. Quello guidato dalla Meloni è il numero 68. Facendo due calcoli, stiamo parlando di esecutivi che in media durano poco più di un anno. Ecco, è questo l'argomento che Meloni pone alla base della sua intenzione di cambiare la Costituzione. È quello che ha detto anche durante le consultazioni con i partiti di opposizione. Secondo il suo ragionamento, se l'Italia non riuscirà a risolvere il problema dell'instabilità dei suoi governi, allora farà sempre fatica ad affrontare problemi di ampio respiro, cioè questioni che vanno risolte con interventi politici strutturati di lungo periodo. Gli esempi sono tanti, ne abbiamo parlato anche in questo podcast, dall'immigrazione al PNRR. Ora, questa diagnosi è condivisa da molti esperti e anche da politici di opposti schieramenti. Tutt'altra storia però sono le soluzioni. Meloni in questi giorni sta accelerando sulle riforme costituzionali perché ricorda a tutti come queste siano dentro il programma con cui il centrodestra si è presentato e ha trionfato alle elezioni del settembre 2022.
Andando a leggerlo, si nota un'unica vera proposta al riguardo: l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Detta così, sembra un progetto molto chiaro, ma in realtà una proposta del genere lascia spazio a diverse interpretazioni. Si può eleggere direttamente il Capo dello Stato, di modo che diventi anche Capo del Governo, come avviene nel presidenzialismo all'americana. Si può eleggere il Presidente della Repubblica, che poi a sua volta nomina un Primo Ministro, e questo è il semipresidenzialismo alla francese. Insomma, sul tavolo delle riforme che la Meloni ha avviato con le opposizioni possono esserci diverse proposte: presidenzialismo, semipresidenzialismo, ma anche il premierato, cioè tenere tutto così com'è, compreso il Presidente della Repubblica, ma far eleggere direttamente dai cittadini il Presidente del Consiglio per dargli maggiore legittimità e dunque maggiore forza politica. Un'idea che piace anche a parte dell'opposizione, nello specifico al terzo polo di Calenda e Renzi. Un'intesa, quella con le opposizioni, che la Meloni cercherà in tutti i modi per una semplice ragione: sa benissimo che coloro che tentarono una riforma del genere prima di lei, e mi riferisco a Berlusconi nel 2005, a Renzi nel 2016, fallirono alla prova del referendum costituzionale, quell'elezione, quella tornata elettorale in cui gli elettori devono dire sì oppure no alla revisione della carta. Perché in Italia, come in altri paesi, per cambiare le regole del gioco puoi anche farlo con una maggioranza di parte in Parlamento, ma se poi vuoi andare a vincere il referendum c'è bisogno di trovare un accordo almeno con una parte delle opposizioni. Ed ecco spiegato perché Meloni, nel portare avanti questa riforma, si sta confrontando anche con le opposizioni. Grazie a Luca Bianco. Vedremo come andrà a finire. Due giorni fa Meloni ha incontrato le opposizioni, alcuni come il Terzo Polo, che diciamo non esiste più in senso stretto, ma insomma Renzi e Calenda in un qualche modo hanno detto ci siamo disponibili a collaborare. Schlein e Conte, seppure con sensibilità diverse, hanno invece rimandato questa richiesta di collaborazione al mittente. Vedremo sicuramente presto cosa accadrà. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e come sempre vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.